Basilica di Santa Sofia a Istanbul, da Costantino il Grande a Kemal Pascià, Atatürk, a Erdogan. E se vogliamo sapere come sono le cose relativamente alla Basilica di Santa Sofia, si deve leggere questo romanzo storico di Carlo Massoni, il generale bizantino, Cronache di guerra dell'anno 1000, pubblicato da Leonida Edizioni. Lo si deve leggere perché qua ci sono tutti i riferimenti storici. Allora, la Basilica di Santa Sofia fu costruita ai tempi di Costantino il Grande, siamo nel 300-350 d.C. Allora l'impero romano era l'impero, diciamo così, cristiano. Il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero romano. Poi nel 1453 la città che era chiamata Costantinopoli ed anche Bisanzio viene conquistata dai turchi e prende il nome di Istanbul, e quindi c'è la religione musulmana. Poi, dopo la prima guerra mondiale, con Kemal Pascià Atatürk, il padre della patria, la Basilica di Santa Sofia viene trasformata in un museo, cioè in un contesto laico, al di fuori delle religioni. Ora con Erdogan si vuole trasformare la Basilica di Santa Sofia in una moschea per il culto religioso islamico. Teniamo presente però che il padre della Turchia, Atatürk, Kemal Pascià Atatürk, ne aveva fatto un luogo laico, cioè aveva risolto la questione in maniera laica. Ma se vogliamo approfondire la questione, sapere come stanno le cose, si deve leggere questo romanzo storico, cari amici. Vedete, il generale bizantino, Bisanzio, Cronache di guerra dell'anno 1000, Carlo Massoni, Leonida Edizioni. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.